Flavio Insinna per Prodigi. E certo, parliamo di Prodigi. Sì. E beh, Rai 1, un grande sforzo, sempre presente la Rai quando c'è da dare una mano, insieme all'UNICEF, ma tantissimi ospiti, tantissime sorprese, perché è vero che il titolo completo è Prodigi, la musica e vita, però per far sì che ci sia la musica, la vita e quindi i prodigi, le sorprese e gli ospiti, ci vuole tanta buona volontà, la generosità, di questo siamo sicuri. I nostri amici, non è un pubblico, è una famiglia, sono gli amici di Rai 1 nello specifico, della Rai, e le persone che appunto si impegnano ci daranno una mano, quindi non è da dire vi prego, siate generosi, lo so che lo saranno, e c'è da rimettere in circolo, io parlo a titolo personale, la fortuna che hai avuto. Io sono stato un bambino straordinariamente fortunato, sono stato un adolescente fortunato, un adulto fortunato, come direbbe il mio amico Lorenzo Cherubini, sono un ragazzo fortunato, non di età ma nell'entusiasmo sono ancora fanciullo. E quindi una parte di quella fortuna e di quella felicità, se non la rimetti in circolo, te tieni tutto. È una cosa che dice il santo, non me lo ricordo, non voglio fare sbagli, e dice proprio è un peccato il pane che ti metti via invece di darlo al povero, quello è già un peccato, che non vuol dire, voglio dire, rimanere senza niente tu. Però la condivisione, soprattutto in questi anni, poi voglio dire, ci sono storie in prodigi da tutto il mondo, ma io col direttore generale, con Paolo Rozzera, siamo andati in un istituto minorile ad Airola, giù in Campania, quindi è un'ora e mezzo di macchina, non è che il dolore c'è dietro l'angolo, qui dietro la porta. E c'è da dare un'occasione a tutti, una seconda possibilità l'abbiamo sempre voluta tutti, la vorremmo sempre tutti, bisogna darla a tutti, ripeto, perché si fa in fretta a dire i bambini sono il nostro futuro, se non li visitiamo, non li curiamo, non li vacciniamo oggi, non mangiano oggi, non dormono al caldo oggi, il futuro non ci sarà. Quindi poi col mio lavoro mi posso regalare il fatto di avere tempo e anche quella parola tremenda, la popolarità, che però la metto al servizio, come Robin Hood, dai, insomma è quella cosa lì.